Buongiorno. Scendiamo così facciamo più spazio. Fate tutti un passo indietro. Buongiorno a tutti e grazie. Siamo davvero in tanti e quindi come portavoce del Meetup Canicattì in Movimento sento il bisogno di ringraziarvi per essere qua, ringraziarvi per diversi motivi. Innanzitutto perché oggi noi qua stiamo facendo politica, quella con la P maiuscola, e quando dei cittadini, comuni, si interessano di politica già è un successo. Grazie anche perché vi state informando, e quando le persone, uomini e donne, si informano possono adempiere davvero nel migliore dei modi a quel secondo comma dell'articolo 48, il quale prevede che l'esercizio del voto è un nostro dovere. Grazie perché abbiamo una possibilità di voltare pagina. Ho sempre detto, come domenica scorsa, che in Sicilia abbiamo un modo di dire, che la Sicilia è una terra bellissima, però abbiamo usato quella congiunzione avversativa nell'accezione più brutta del termine. Oggi abbiamo la possibilità di andare alle origini, cerchiamo il significato, però significa peroc, per questo, e quindi sento il bisogno di dire che la Sicilia è una terra bellissima, per questo non dobbiamo lasciarla a chi questa terra l'ha rovinata. Ci sono nomi e cognomi di un sistema che ha fallito. Abbiamo la possibilità il 5 novembre di voltare pagina grazie a Giancarlo Cancelleri e grazie al Movimento 5 Stelle. Abbiamo vissuto il passato e tutti noi lo abbiamo criticato. Stiamo vivendo il presente e lo stiamo criticando. Come dice Giancarlo, come ha detto Rimini, abbiamo una possibilità il 5 novembre. Qualcuno in questi giorni ci ha detto: ma come avete fatto a fare 10.000 km in 3 mesi, a girare con questo ritmo? La forza siete sempre voi. Se non trovassimo la gente nelle piazze che ci dà sostegno, la forza non ce l'avremmo. E questo ci tengo a dirvi. Poi c'è un'altra cosa che mi rende orgoglioso. Voi non li vedete adesso, ma tra di voi ci sono non solo attivisti del movimento, cittadini di questo comune o di quelli limitrofi, ma ci sono anche nostri consiglieri regionali del Piemonte o della Campania, oppure ci sono dei parlamentari del Lazio. Sono qui a sostenere Giancarlo da tutta Italia. Sta succedendo qualcosa, soprattutto nelle ultime settimane, che è incredibile. Tutto il movimento si è stretto intorno alla campagna di Giancarlo Cancelleri e del Movimento 5 Stelle in Sicilia. Ci siamo tutti, oggi pomeriggio saremo con Alessandro e Battista a Caltanissetta, domani sera con Beppe Grillo a Palermo, saremo in tanti, tutti quanti insieme, non solo perché crediamo di potercela fare. Io vi assicuro che per il livello di attacco che stiamo subendo, soprattutto nelle ultime ore, ho capito che li abbiamo sorpassati nei sondaggi e adesso hanno paura. Però non è questo, vi assicuro, tutto questo non lo stiamo facendo per vincere, noi tutto questo lo stiamo facendo per cambiare le cose, che è un'altra cosa. Attenzione, perché vincere sono buoni tutti, svuoti le carceri, metti gli impresentabili nelle liste, raccatti 10.000 preferenze che hai fatto sfruttando la formazione dei giovani e prendi in giro un po' gli italiani con qualche promessa elettorale e ci riesci a farlo, metti insieme un po' di voti e vinci. Qui invece non è in gioco la vittoria del Movimento 5 Stelle o di un'altra forza politica, qui è in gioco il cambiamento di una regione che è al capolinea, perché il treno che passa sabato e domenica non passerà mai più, domenica si vota, sabato è silenzio elettorale, ma non passerà mai più questo treno. E vi dico, io sono un cittadino campano, sono un cittadino del sud come voi, della provincia di Napoli, da un'area che ha il 60% di disoccupazione giovanile e si chiama Terra dei Fuochi. Quindi anche io ho i miei problemi nella mia terra, ma voi avete una fortuna che io non ho, anzi forse ne avete due. Una, che è quella che domenica c'è una forza politica che può mandare a casa tutte le altre, e questa possibilità non ce l'avevo io nel 2015, perché non eravamo favoriti così come in Sicilia, come Movimento 5 Stelle. Otteniamo un dignitosissimo 17%, ma oltre non siamo andati. Qui stiamo parlando
che faremo il record del Movimento 5 Stelle alle elezioni regionali di sempre. Di questo stiamo parlando qui. Ma mettiamo un attimo da parte il movimento e parliamo di voi. Voi avete un'altra fortuna per cui vi invidio, che purtroppo è stata anche una sfortuna, che si chiama statuto speciale. Guardate, io sono stato alla Valle dei Templi di Agrigento, a Selinunte con Giancarlo, siamo stati ovunque, ho visto Ragusa, Ibla, ho visto dei posti incredibili in questi 3 mesi, posso dire di conoscerla bene questa regione. E quando la racconto a mia madre, che ogni tanto mi chiama e dice da 3 mesi non ti fai vedere, almeno raccontami com'è sta Sicilia, io dico sempre: guarda, noi passiamo tutte le estati della nostra vita a girare per il mondo a vedere bei posti, ma poi vieni in quest'isola e quei bei posti li trovi tutti insieme in una sola regione. Questa è la Sicilia. Questa è la Sicilia. E la vera grande opportunità che possiamo cogliere, che è così vicina, domenica, è che voi avete i beni culturali, i beni paesaggistici, le bellezze naturali non sotto i ministeri a Roma, sotto i vostri assessorati regionali. Cioè non dovete andare a pregare nessuno per potenziare i vostri beni culturali. Nella mia regione dobbiamo andare dal ministro a Roma per gestire bene Pompei, Pestum. Voi invece avete tutto sotto l'assessorato regionale, avete il petrolio di questa terra, quello vero, sotto la regione. Questo che cosa ha significato in questi anni? Che finché l'assessore ai beni culturali non era uno che si occupava di beni culturali, ma era uno che rispondeva alla lista che aveva avuto più voti nella coalizione, i beni culturali erano il bancomat per piazzare gli amici loro lì dentro o per continuare a fare le solite dinamiche politiche, le conoscete. Però noi vi stiamo dicendo che questa volta noi non abbiamo nessuno da saziare o da sfamare, se non i cittadini siciliani nella loro richiesta di realizzare il programma elettorale. Bravo! Ve lo dico perché questo vale per la pesca, per l'agricoltura, per il lavoro, per le aziende. Avete tutto prati. Per carità, io ve l'ho detto, il movimento in questa campagna è tutto qui. È tutto quanto in Sicilia. In questo momento ci sono 20 gruppi differenti che stanno girando nei mercati, per le strade, per parlare alle persone, raccontare del programma e di quello che vogliamo fare. E ci sarà anche dopo, perché se Giancarlo dovesse diventare il presidente della regione siciliana, sia da Roma che da Bruxelles, con i nostri gruppi parlamentari, speriamo di maggioranza anche a Roma, sosterremo al massimo tutte le azioni che si dovranno fare per la Sicilia e per sostenere il programma di Cancelleri presidente. Ma sappiate anche che rispetto alle altre regioni voi avete molto meno da chiedere a Roma e tante partite da poter chiudere a Palermo con le leggi regionali. Una legge regionale per i siciliani è molto più importante di una legge nazionale per i siciliani, anche solo per una questione di distanze, perché con tutta la burocrazia che c'è e con tutti i problemi che ci sono legati agli enti intermedi, quando facciamo una legge per la Sicilia a Roma non attraversa neanche lo stretto, i soldi si fermano a Reggio Calabria. Voi invece qui con lo statuto speciale potete risolvere delle questioni, altre le risolveremo insieme. Io faccio già questa promessa a voi e a Giancarlo: sui precari della pubblica amministrazione daremo il massimo per dare dignità a quei lavoratori che ormai da 30 anni lavorano in maniera precaria e sono sotto ricatto politico in questa regione. Li libereremo dal ricatto politico, li libereremo dal ricatto e non cederemo al qualunquismo e al populismo che è stato fatto in questi anni sulla Sicilia dalle trasmissioni TV nazionale, disegnandovi e denigrandovi come la regione dei nullafacenti. Io li ho conosciuti i siciliani in questi ultimi 3 mesi, li ho conosciuti bene e ho avuto modo di conoscere le varie categorie, e quando sono entrato nelle imprese agricole, quando ho conosciuto i pescatori, quando ho conosciuto i commercianti e gli imprenditori, prima di tutto ho conosciuto gente ottimista che, nonostante sia nella regione con gli indici peggiori d'Italia, ha il coraggio di continuare a combattere in una crisi nera che sicuramente non ha abbandonato la Sicilia. E quella gente merita tutto il nostro rispetto e deve meritare il rispetto del resto d'Italia, ma per meritarlo, signori, vi dovete liberare di chi vi ha buttato il fango in faccia per 20 anni e per 30 anni. Erano quelli che utilizzavano lo statuto speciale per far ereditare il vitalizio pure ai nipoti, non solo ai figli. Di quelli che hanno utilizzato lo statuto speciale
per creare gli enti che gestivano le vostre autostrade, non per gestire le vostre autostrade, ma per utilizzare i soldi del vostro pedaggio autostradale, dove c'erano le autostrade, per pagare i grandi stipendi ai manager del consorzio Autostrade Siciliane. È arrivato il momento di liberarci di quelli lì, però non possiamo dare tutta la colpa a quelli lì. Io non ci sto, guardate, una regione così bella, che ha il 22% di disoccupazione generale, la media nazionale è l'11%, una regione così bella che ha il 57% di giovani che non lavorano, una regione così bella che ha visto emigrare 97.000 siciliani solo nel 2015, ne avete perso una città ogni anno negli ultimi 3-4 anni, è una regione che grida vendetta. Possiamo dare la colpa sicuramente alla classe politica, però è anche arrivato il momento di liberarci di qualche alibi, perché io già lo so quali sono i discorsi, io sono campano, ci conosciamo come cittadini del sud, ma anche molti cittadini del nord succede, in molti comuni del nord succede. Io non ho mai avuto niente dalla politica, quindi non vado a votare. Bravo, così non solo non continuerai ad avere mai nulla dalla politica per la collettività, ma neanche per i tuoi figli e per i tuoi nipoti costruirai mai niente non andando a votare. Continuerai a far sprofondare quest'isola verso gli abissi. Oppure io sono disoccupato, me lo vendo il voto, così forse me lo danno il posto di lavoro. Alla fine quel posto di lavoro non è mai arrivato. Sono state date solo promesse fasulle. Quando veniva dato quel posto di lavoro? Veniva dato in un ente decotto che poi andava in fallimento e quella famiglia si era indebitata in virtù di quello stipendio che aveva avuto e finiva in mezzo a una strada perché gli pignoravano la casa, arrivavano le finanziarie e non potevano più pagare le finanziarie. E poi, no, sai, in famiglia votiamo tutti l'onorevole perché abbiamo il figlio disoccupato, quello ce lo sistema. Dove te lo sistema? Quello non c'ha neanche il posto di lavoro per suo figlio e ti viene a promettere il posto di lavoro per te. Bravo! Dove te lo sistema? Perdonatemi, perdonatemi se vi dico questo, però domenica è anche il grande momento della responsabilità e non sono venuto a dirvi che dovete votare per forza per noi, ma sono venuto a dirvi che dobbiamo andare a votare, anche perché dall'altra parte veramente hanno provato a svuotare le carceri per battere Giancarlo, per fortuna qualche magistrato le riempite di nuovo, però il vero tema, l'arresto del sindaco Priolo, però il vero tema di questa storia è che noi i nostri aguzzini politici li conosciamo bene. Adesso possiamo scegliere di rivotarli, però lì avete un solo vantaggio, che non vi dovete prendere il disturbo di immaginare una regione diversa, perché è quella che avete conosciuto negli ultimi 20 anni, solo che in politica le cose non stanno mai ferme, o vanno avanti o vanno indietro, e in quel caso vanno indietro. Qui vi stiamo dicendo un'altra cosa, andiamo a votare perché questi partiti qui, noi li percepiamo come la maggioranza. Cioè noi percepiamo ancora il fatto che la maggior parte del voto sia voto controllato, ma guardate che non è così, la maggior parte del voto è inespresso, la gente non va a votare e quindi quella minoranza di voto controllato noi lo percepiamo come la maggioranza. Pure è come per la corruzione, l'Italia è uno dei primi paesi in Europa per percezione della corruzione. Io non lo so se questo paese è il più corrotto d'Europa, ma so che i miei concittadini hanno smesso anche di presentarsi ai concorsi pubblici perché non sperano più nella meritocrazia. E questa percezione ci sta ammazzando culturalmente, perché a un certo punto anche giustamente molliamo e ce ne andiamo all'estero. Noi siamo quelli che prima di mollare, prima di cambiare paese, vogliono provare a cambiare il paese. E la Sicilia sarà un tassello fondamentale per contagiare la speranza del resto delle altre regioni d'Italia e magari dare un grande segnale ancora più grande tra poco. Però non dovete permettere a nessuno di utilizzare queste elezioni regionali in chiave nazionale. Noi non siamo venuti a dirvi che è in gioco il governo del paese. Non siamo venuti a dirvi votateci qui che poi ci leggete lì. Noi siamo venuti a dirvi che domenica è in gioco la vostra sanità, i vostri trasporti, le vostre autostrade, la formazione dei vostri giovani e le pensioni dei vostri anziani. Sono in gioco quelle cose lì domenica. Decidete voi a chi metterle in mano quelle cose. Però poi se vinceranno sempre gli stessi, io tornerò sempre qui in Sicilia. Tornerò per due ragioni, perché sono innamorato di questa regione e perché c'è tanto da fare anche all'opposizione. Ma sarà difficile ascoltare ancora una volta le lamentele quando avevamo un'occasione di metterci in cammino verso la direzione di Torino. Sarà difficile. Voglio raccontarvi
solo una cosa come metodo di lavoro, quello che vogliamo fare in questa regione, come vogliamo fare che facciamo in altre regioni d'Italia e anche a livello nazionale. Molti dicono che siamo inesperti. Io sono entrato alla Camera dei Deputati a 26 anni, faccio da 5 anni vicepresidente della Camera, e mi è stata data una carica istituzionale complicata che mi faceva rappresentare una delle massime istituzioni dello Stato. L'onore di rappresentarla, benissimo, di rappresentare la nazione, benissimo, ma quella carica era utile per fare un'altra cosa. Il vicepresidente della Camera siede nell'ufficio di presidenza della Camera, che è una sorta di consiglio d'amministrazione, è quello che gestisce i vostri soldi, i soldi delle vostre tasse. Quando siamo stati eletti e io sono stato individuato come vicepresidente, la prima cosa che ho chiesto è stato il bilancio della Camera, perché volevo capire come mai voi pagavate le tasse e la Camera vi costava di tasse 1 miliardo di euro ogni anno. 1 miliardo, ho detto, un palazzo, 1 miliardo. Poi c'è il Senato, 500 milioni, poi ci sono i ministeri, poi c'è l'Assemblea regionale siciliana, la Regione siciliana e così via. Apro i bilanci e ci trovo dentro le follie di una classe politica che aveva perso totalmente il senso della realtà. Qual era il nostro compito quando ci avete letto lì dentro? Di andare a fargli tornare un po' di ragione a quei pazzi che stavano là dentro e che spendevano a sbaffo i soldi delle vostre tasse. Vi voglio fare 3 esempi per capire quello che ho trovato. E poi c'è il lieto fine. La stessa classe politica che ha ridotto la sanità, come sapete bene, tenete presente che in Italia 13 milioni di italiani non si possono più curare per difficoltà economiche, 13 milioni, quella stessa classe politica che ha ridotto la sanità, come sapete, si faceva rimborsare alla Camera dei Deputati per 300.000 euro all'anno con una polizza assicurativa le punture d'insetto, le insolazioni, le malattie tropicali e gli incidenti per guida in stato d'ebbrezza, cioè i parlamentari ubriachi che investivano qualcuno, li rimborsavate voi. 300.000 euro all'anno. Io sfido chiunque qui in questa piazza a dirmi che un'altra forza politica era venuto qui a dirvi questa cosa. La stessa classe politica che ha ridotto le strade, le autostrade, le superstrade come sono ridotte in questa regione, i trasporti, le ferrovie, le non ferrovie, le littorine a gasolio e tutto quello che c'è in questa regione, ma anche in altre regioni d'Italia, quella stessa classe politica alla Camera dei Deputati si faceva rimborsare per 1 milione di euro all'anno i viaggi non ai parlamentari, agli ex parlamentari, cioè voi non votavate più gente da 20 anni. Che diceva, dai, lo siamo tolti dal groppone, ma di che? Quella persona continuava ad avere 1 milione di euro all'anno insieme a tutti gli ex parlamentari per viaggiare a spese vostre, non so per andare dove. Un giorno ricostruiremo questa gente dove l'abbiamo mandata a spese nostre, perché non era più parlamentare, non era più politico, non esercitava più nessun mandato nella sua azione politica, eppure lo faceva, continuava a farsi rimborsare per 1 milione di euro all'anno. E poi la stessa classe politica, e concludo, che gli ha pignorato le case, gli ha fatto schizzare gli affitti alle stelle, anche dei negozi, degli esercizi commerciali. Quella classe politica lì era la stessa che quando sono arrivato alla Camera affittava 2 palazzi come questo per metterci dentro gli uffici a 32 milioni di euro all'anno quando valevano 10 milioni di euro. Cioè noi dal 98 ad oggi abbiamo pagato 32 milioni di euro, voi avete pagato 32 milioni di euro all'anno per affittare 2 palazzi che in realtà potevamo comprare con 1/3 di quello che spendevamo in un anno. Ma soprattutto non li dovevamo comprare, perché mi feci dare le planimetrie della Camera e scoprì che avevamo tanto spazio per tenere quegli uffici negli immobili di nostra proprietà. Ora, che cosa fa uno che è presidente di regione o è deputato di opposizione vicepresidente della Camera del Movimento 5 Stelle? Fa una cosa che farebbe qualunque padre o madre di famiglia in questa regione o nel resto d'Italia. Se io sto in affitto e sono in difficoltà e ho una casa di proprietà, me ne torno nella casa di proprietà perché non pago le tasse lì e pago anche l'affitto. Se ho difficoltà economiche, taglio una settimana di vacanze e prendo quei soldi e ci pago la retta universitaria a mio figlio, oppure la visita medica. È quello che abbiamo fatto in tutti questi anni. L'abbiamo fatto nel periodo della crisi peggiore dal dopoguerra. Io che cosa ho proposto quando siamo arrivati lì con Riccardo Francaro e con tutti gli altri? Signori, cominciamo a tagliare un po' di roba. C'è una crisi lì fuori, c'è gente che è in difficoltà, non riesce a curarsi. Tagliamo questa roba e investiamo questi soldi nelle cose utili. Questo è populismo, lei lo sa bene, vicepresidente, che la legge non ce lo consente, lo so bene,
e sono venuto qui per cambiare le leggi, se no che mi ci avete mandato a fare in Parlamento, per cambiare le leggi. Sappiate che io non sono venuto qui a parlarvi di una sconfitta, ci abbiamo messo 5 anni, ma voi da un anno non pagate più la polizza assicurativa per i parlamentari dalle punture d'insetto e insolazioni, da 2 anni non pagate più i viaggi agli ex parlamentari e da 3 anni non pagate più 32 milioni di euro di affitti d'oro che la Camera dei Deputati pagava. Ma la cosa interessante, di questa battaglia vinta, che per carità, stiamo parlando di 33 milioni e 300 mila euro, nel bilancio dello Stato non sono tanti, però io vi sto raccontando di un modo di governare in cui tagli da dove non serve e metti dove serve, per carità. La cosa interessante è successa il giorno dopo, quando abbiamo tagliato i 32 milioni di euro a quel prenditore, al palazzinaro che prendeva quei soldi per affittare quei palazzi, che di certo non era uno che passava di lì. Non era uno che aveva partecipato a una gara d'appalto, per intenderci, era uno che affittava la sede del PD a Roma. E questa persona qui va ai giornali, ma guardate, non... e adesso hanno votato al Movimento 5 Stelle la proposta per abolirle queste cose. E allora io adesso vi racconto tutta la verità, dice questa persona. È vero che io prendevo 32 milioni di euro all'anno, è vero che io prendevo una barca di soldi dalla Camera dei Deputati, ma io ad ogni campagna elettorale pagavo a tutti i partiti la campagna elettorale. E se non erano soldi, diceva, se non erano soldi erano le assunzioni degli amici degli amici. Infatti io, guardando i bilanci di quella società, non riuscivo a capire come stesse in dissesto, visto che prendeva tutti quei soldi. Adesso ho capito, era una partita di giro, tutto legale, niente di illegale, tutto a norma di legge, ma... tutto quello che è legale in questo paese non per forza è morale. Ci sono tante cose legali che sono immorali, e l'immoralità consentita dalla legge. Ed era una partita di giro, che creava il fatto che nessun partito politico, anche di quelli che avevo votato io in Parlamento negli anni, ma avesse mai detto niente su questi scandali. Come si è rotto il giochetto? Quando siamo entrati noi là dentro e non prendevamo soldi da quello. Quando siamo entrati noi là dentro e non chiedevamo posti di lavoro a quel tipo lì per piazzare amici, amici degli amici. Questo è il metodo, le mani libere, e questo riguarda i vostri posti di lavoro, questa cosa che vi ho raccontato. Lo sapete perché? Perché la Sicilia è una delle regioni che potrebbe creare decine di migliaia di posti di lavoro dalle energie rinnovabili. Perché vi parlo delle energie rinnovabili? Perché c'è uno studio, non nostro, ma della Camera, che dice che 1 miliardo di euro dei vostri soldi e delle tasse investito nel carbone e nel petrolio crea 500 posti di lavoro. Lo stesso 1 miliardo di vostre tasse investito nelle energie rinnovabili crea 17.000 posti di lavoro. Lo sapete quanti miliardi di euro ci sono ancora sul carbone e sul petrolio in Italia? 13 miliardi di euro delle vostre tasse ogni anno si mettono sul carbone e sul petrolio. Cosa significa? Che ogni miliardo messo lì fa perdere 16.500 posti di lavoro ai siciliani. Ogni miliardo messo lì. Come possiamo risolvere questo problema? Dobbiamo assumere uno scienziato nucleare per spostare 13 miliardi di euro da lì a qui? No. Ci serve un governo regionale e un governo nazionale che non prendano i soldi dai petrolieri e sono pagati per lasciare i 13 miliardi da quella parte. Questo io vi chiedo. Di prendere posizione domenica andando a votare. Se andremo a votare in tanti, gli impresentabili, i nostri aguzzini politici saranno una piccola minoranza. Ve li dovete immaginare sì nell'Assemblea regionale siciliana, perché qualcuno entrerà, ma entrerà all'opposizione. Li metteremo in un angolino e da lì Giancarlo Cancelleri gli taglierà il vitalizio, gli dimezzerà lo stipendio e gli insegnerà come si fa politica senza soldi. L'avrò presentato ma migliaia di volte, perché sono 3 mesi che giriamo insieme, ci sopportiamo ancora, sono 3 mesi di campagna, siamo al penultimo giorno di campagna elettorale, vi presento quello che tra 4 giorni potrebbe essere il vostro presidente della regione siciliana. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, grazie mille.
Grazie, grazie davvero, buongiorno a tutti. Sta accadendo, perché l'entusiasmo che si sta cominciando a vedere in giro, quello che sto cominciando a percepire, la speranza che vedo negli sguardi, il calore, quell'energia che ci date. Io 3 mesi che giriamo con Luigi, fisicamente sono stanco, però mentalmente siamo lucidi, ma soprattutto ogni sera ricarichiamo le batterie con quelli che sono davvero gli abbracci che ci regalate, dalla mattina fino alla sera. Quindi stiamo portando avanti quella che è un'impresa incredibile, una sola lista di persone contro un'armata di davvero di galeotti, di persone, di condannati, di arrestati che ci sono nelle altre liste, capitanati da Nello Musumeci che vogliono batterci. Ce la giocheremo all'ultimo voto. Probabilmente, visto il loro nervosismo negli ultimi giorni, magari siamo già avanti a loro. Loro lo sanno perché hanno i soldi pubblici per fare i sondaggi, quelli che si fanno in qualche modo. Se li stanno facendo sovvenzionare. Ma noi siamo lì ancora a pensare che questa terra può cambiare attraverso quello che deve essere la battaglia più grande che dobbiamo portare il buon senso, il senso di comunità all'interno dell'istituzione regionale, al governo di questa regione. Abbiamo girato i paesi più piccoli proprio perché volevo far vedere a Luigi come davvero non si è ancora perso quel senso di comunità all'interno di questa regione. Comunità significa solidarietà, aiutarsi gli uni con gli altri, chi sta meglio aiuta chi sta peggio. Io non ho mai perso questo spirito e non lo abbiamo perso neanche noi siciliani. Ce lo hanno fatto dimenticare perché chi ha governato fino ad oggi è venuto da noi dicendoci: non vi preoccupate, i vostri problemi ci pensiamo noi. Poi pensavano solo ai loro di problemi, di noi si sono sempre dimenticati. Bravo Giancarlo! Si sono ricordati soltanto quando volevano il nostro voto. E che ne abbiamo dati voti, che ne abbiamo dati milioni di voti. Questa è stata la regione che ha regalato a Berlusconi il 61-0, questa è stata la regione che ha dato 2 milioni e mezzo di voti a Cuffaro, che ha dato 2 milioni di voti a Lombardo, questa è stata la regione che ha eletto Rosario Crocetta, questa è stata la regione che è andata sempre a votare credendo che qualcosa potesse cambiare per tutti, è cambiata solo per... Sono stancate in queste settimane di dover parlare solo io di programma, gli altri hanno parlato del nulla, attaccando noi, io mi sono dovuto prendere delle accuse personali. Musumeci mi ha definito vampiro che è venuto di Sanguomana, poi mi ha detto che sono un gialtrone, qualche giorno fa mi ha dato dell'imbecille e poi però nessuno si è scandalizzato, nessuno ha detto ma come mai, Musumeci chieda scusa. Tutta paura! Poi c'è stato uno dei nostri assessori designati che ha commesso una stupidaggine, e io l'ho detto chiaramente, perché ha utilizzato una frase infelice, ha cancellato, ha chiesto scusa e ancora siamo lì a finire nelle prime pagine dei giornali per una cosa del genere. Beh, noi di Impresentabile evidentemente abbiamo un tweet su internet, loro invece hanno quelli che hanno nelle liste. Questa cosa però va portata avanti con cognizione. Noi oggi dobbiamo cominciarci a prendere davvero la responsabilità di dover prendere una decisione. Il 5 novembre non si elegge il Presidente della Regione, il 5 novembre si decide se questa terra deve essere ancora governata da chi l'ha stuprata, umiliata, distrutta per 20 anni, che sono quelli che oggi, dopo che hanno creato i disastri, si stanno ponendo di nuovo davanti a noi dicendo ci sono dei problemi, li risolviamo noi. Ma come fai a risolvere i problemi se tu stesso li hai creati? Oggi vorresti venire a risolverli. Oppure dall'altra parte un movimento che questa regione non l'ha mai governata, ma che vuole la responsabilità di risolvere quei problemi, vuole la responsabilità di governarla, e siamo noi. Questa cosa è il passo, è il cambio di passo che dobbiamo mettere. Da un lato c'è chi davvero questa regione ha distrutto la sanità creando un buco di milioni di euro. La Galla era l'assessore alla sanità di Cuffaro, quello che oggi siede alla destra di Musumeci, e ci ha costretto ad un piano di rientro nazionale per il quale la nostra regione è diventata la regione più tassata d'Italia da 10 anni a questa parte, con buona pace degli investimenti che si potevano fare. E dall'altra parte Gaetano Armao, che siede alla sinistra di Nello Musumeci, è quello che ha fatto l'assessore al bilancio del governo Lombardo e non mi pare che sia andata meglio. Quindi quando Musumeci dice che io non ho governato neanche un condominio, ha ragione, ed è vero. Io infatti non ho alcuna responsabilità nella distruzione di questa terra, loro sì, loro sì.
Oggi è arrivato il momento di cominciare a raccontare quelle che sono invece le idee che dobbiamo mettere in campo. Per 20 anni la politica ha risposto al bisogno di posti di lavoro da parte dei cittadini creando il precariato nel pubblico. E Luigi ve l'ha detto, questo problema lo affronteremo e lo risolveremo. Noi vogliamo finalmente dare una dignità lavorativa a queste persone che da 25 anni offrono i loro servizi all'interno degli enti locali. Con tanti sindaci abbiamo parlato e ci hanno sempre detto che senza quel personale lì i comuni possono chiudere la sala ginesca perché non riuscirebbero a dare più servizi ai cittadini. Però oggi dobbiamo rivolgere i nostri sforzi in una direzione diversa, perché dobbiamo davvero creare uno sviluppo economico. La politica regionale dovrebbe creare uno sviluppo economico affinché chi fa impresa crei posti di lavoro, un concetto un po' diverso da quello che hanno fatto negli ultimi 20 anni. E allora noi vogliamo accorpare le tre partecipate regionali, IRFIS, CRIAS e IRCAC, che per chi non c'ha a che fare sono solo sigle, ma per chi ci ha avuto a che fare sa che sono lungaggini burocratiche, difficoltà di accesso al credito, una enorme mole di burocrazia e non funzionano, non danno risposte a chi si occupa oggi di fare imprese in Sicilia. Noi le vogliamo accorpare, fondere in un unico istituto regionale di investimenti pubblico. Vogliamo armare questo istituto regionale in 5 anni con 1 miliardo di euro da investire nelle imprese per estirpare la disoccupazione in Sicilia. Perdonami. Ora il regionale dirà, cancelleri, picchia un bambino. Anni 1 miliardo di euro da investire nelle imprese, vi dicevo, per estirpare la disoccupazione in Sicilia, perché ci siamo messi in testa non solo di fare rimanere i nostri giovani, ma possibilmente anche di fare ritornare quelli che se ne sono già andati, perché è immorale che un paese lascia andare via dopo che i genitori hanno fatto sacrifici per fare laureare i propri figli, poi li accompagnano ad una stazione, ad un aeroporto e li salutino, perché qui non c'è la possibilità di dargli un posto di lavoro. E allora vanno a rendere enormi le imprese del nord Italia o del nord Europa, o addirittura, delitto dei delitti, vanno a fare camerieri a Londra. Io non ho nulla contro quel mestiere, che è un mestiere dignitoso. Io facevo il magazziniere in un'azienda metalmeccanica e avevo le mani sporche di lavoro. Ma è ingiusto che questi ragazzi vadano a finire lì. Allora noi dobbiamo cominciare a mettere in piedi quella che deve essere un'azione concreta. Questo istituto regionale con questo 1 miliardo di euro in 5 anni dovrebbe investire nelle imprese, cercherà le imprese migliori, quelle che nonostante la politica, la burocrazia, nonostante la regione siciliana, sono riusciti a vincere delle battaglie contro i competitor europei. E a queste aziende diremo, tirate fuori i progetti che avete nei cassetti perché ve li finanziamo, così creiamo ulteriori posti di lavoro, ulteriore ricchezza sul nostro territorio. Ma anche le aziende che oggi non vivono momenti felici, che hanno dei momenti di difficoltà, gli diremo, vi accompagneremo in un piano di rientro, entreremo nella vostra amministrazione, vi rimetteremo in carreggiata, salveremo quell'azienda, quella ricchezza sul territorio, quei posti di lavoro e daremo finalmente la possibilità di rilanciarvi di nuovo. Poi a quel punto i datori di lavoro, gli imprenditori, ecco, potranno decidere se restituire questo prestito, questo investimento ad un tasso agevolato immediatamente, cominciarlo a restituire, oppure cominciare la restituzione, quindi la prima rata, cominciarla a restituire dopo 1, 2, 5, anche 10 anni. Come faranno? Assumendo. Più persone assumeranno e più la prima rata si allontanerà nel tempo. Qualcuno mi dirà, ma funziona? Funziona sì, perché lo stanno facendo tanti altri paesi europei, che invece che fare come noi, che hanno risposto alla crisi con l'austerity, col taglio dei servizi, con nuove tasse per imprese e cittadini, e abbiamo capito che non funziona, ce l'abbiamo sotto gli occhi, hanno invece pensato che un momento di difficoltà dovesse diventare un momento di opportunità, hanno cominciato ad investire nelle imprese private e quando hanno capito che funzionava hanno preso i loro manager, i loro presidenti di camere di commercio e li hanno mandati in giro per l'Europa. Sono venuti in Sicilia, sono venuti in Italia, sono venuti anche in Sicilia e facevano questi discorsi, ad esempio quelli che venivano i presidenti delle camere di commercio della Svizzera e dicevano ai nostri imprenditori, vieni da noi, ti diamo un capannone, ti diamo delle utenze, ti diamo delle infrastrutture e se assumi il 100% degli operai svizzeri per 10 anni non paghi le tasse. Questo è stato un modello che ha risolto tantissimi problemi
Oggi la Svizzera, insieme ad altri paesi che hanno aggredito la crisi in quel modo lì, ne sono usciti nella maniera migliore. Noi ancora non abbiamo neanche affrontato le modalità per uscirne da una crisi, che ancora ci attanaglia oggi. Allora dobbiamo cominciare a cambiare la mentalità. Dobbiamo davvero cominciare a investire e utilizzare il volano. Poi voi sapete benissimo che la battaglia per il lavoro e per le imprese va fatta non solo a Palermo, non solo a Roma, va affrontata anche a Bruxelles. Tantissimi trattati europei stanno distruggendo intere fasce delle nostre produzioni. Pensate all'agricoltura, pensate alla pesca. I trattati europei, UE Marocco, UE Paesi del Mediterraneo, quello con la Cina, il trattato, il CETA, quello col Canada. Noi avviamo le nostre metitrebbie per raccogliere il grano in Sicilia, nel frattempo arrivano le navi cariche di grano dal Canada e ammazzano il prezzo del grano siciliano. I nostri produttori vengono gettati nella disperazione. Bravo, non riescono neanche più a recuperare il costo di quella che è la produzione del loro grano. E questo avviene con le arance, avviene con l'olio, avviene con i pomodori, avviene col tessile, avviene con tutte le altre produzioni artigianali e commerciali. Cosa dobbiamo fare allora? Dobbiamo ancora continuare a guardare mentre l'Europa distrugge quelle che potrebbero essere, quello che può essere il fiore all'occhiello delle nostre produzioni? No. Allora l'ufficio di Bruxelles, quello che tutti ogni anno dicono che vogliono chiudere ma non hanno mai chiuso perché poi ci piazzano i loro amici trombati alla politica, noi lo dobbiamo cominciare ad utilizzare per rilanciare questi temi, ma soprattutto per cominciare ad affrontare la soluzione di questi problemi. Noi vogliamo metterci due squadre di tecnici all'interno di quell'ufficio di Bruxelles che in nome e per conto della regione, pagati dalla regione siciliana, andranno a rappresentare le imprese siciliane e a risolverne i problemi. La prima sarà una squadra di persone che con attività diplomatiche cercheranno di parlare in rappresentanza delle imprese siciliane con le altre forze politiche, anche quelle europee e quelle straniere, perché così scopriremo che paesi alla periferia dell'Europa stanno vivendo per effetto di altri trattati europei momenti di difficoltà che stiamo vivendo noi, e a quel punto faremo un accordo, un voto in favore nostro per cambiare i trattati che ci interessano con un voto in favore a loro per avere finalmente la soluzione anche del loro problema. Attività diplomatica quindi al servizio delle imprese siciliane. Dall'altra parte la seconda squadra saranno dei manager che dovranno andare a cercare nei mercati europei e mondiali quelli che dovrebbero essere nuovi compratori per le merci e per le nostre imprese. E io vorrei che quegli uffici di Bruxelles cominciassero a diventare posti dove si firmano contratti, dove si stringono mani, dove finalmente si crea ancora nuova ricchezza nei nostri territori e soprattutto finalmente nuovi posti di lavoro. Se cominciamo ad avere una visione del genere, se cominciamo a mettere in piedi una ricetta così, noi lo possiamo risolvere il problema dell'occupazione, noi possiamo rilanciare la nostra terra, perché dobbiamo credere finalmente che questa possa essere davvero una terra che può farsi strada e può diventare nelle classifiche quelle positive, finalmente può arrivare ai primi posti per numero di occupati ma soprattutto per numero di ricchezza pro capite. Oggi occupiamo le ultime posizioni di ogni classifica, con 22% di disoccupazione quando la media nazionale è l'11% e con il 57% di disoccupazione giovanile. Abbiamo gli indici raddoppiati in negativo ovviamente rispetto anche alla Grecia, il che significa che davvero siamo in un momento emergenziale. O cominciamo a muoverci in quella direzione oppure questa terra è destinata davvero a sprofondare. Io poi voglio parlarvi di un'altra priorità importante. È chiaro che ci sono le strade da affrontare, il sistema infrastrutturale, quello noi pretenderemo dalle aziende di Stato di essere trattati come tutte le altre regioni e lo pretenderemo con la forza di un governo regionale che dovrà essere autorevole ed incisivo nella interlocuzione con lo Stato. Ma lo faremo anche attraverso lo snellimento burocratico, cominceremo a chiamare gruppi di investitori privati per riuscire a realizzare le infrastrutture che ci servono. Ma io il grande tema che voglio affrontare con voi è quello della sanità, perché ogni giorno incontro sempre più persone, anziani e meno anziani, giovani, uomini e donne che mi parlano di problemi di accesso alla salute pubblica, a servizi della sanità che non vengono garantiti. E allora vi voglio raccontare brevemente qual è la nostra ricetta appunto per risolvere alcuni problemi. Innanzitutto la ridiscussione della rete ospedaliera che è stata fatta a Palermo con logiche burocratiche e con logiche politiche. Quando in un territorio c'era un deputato che pesava di più politicamente, allora venivano mantenuti dei servizi. Quando alcuni territori invece erano sguarniti, quei servizi sono andati a gamba all'aria. Questa cosa ha determinato la disperazione di interi territori, soprattutto la percezione che lo Stato avesse abbandonato intere comunità.
quante ingiustizie che sono state commesse nelle scelte di alcune chiusure di reparti, di punti nascite o di depotenziamenti di ospedali, e quante logiche incomprensibili al cittadino che si è visto togliere dei servizi che erano essenziali sul proprio territorio. Ma la salute pubblica non è affare né da burocrati e neanche da politici, è un diritto e deve essere davvero garantita a tutti. Noi la vogliamo, noi la vogliamo riscrivere, la rete ospedaliera, partendo le proposte e dopodiché valutare quella che è anche la geografia di un territorio, quella che è anche la qualità non solo delle strade ma anche la qualità della percorrenza di quelle strade, perché è anche importante questo, cominciare ad analizzare in quanto tempo ci riusciamo a muovere da e verso un ospedale, e questa cosa deve cominciare a diventare un punto fondamentale quando poi faremo delle scelte. Solo alla fine avverranno delle scelte che ovviamente devono essere coraggiose. Per oggi voglio dirvi una cosa, la politica deve cominciare ad uscire fuori dalle scelte dei manager della sanità pubblica, la politica deve togliere le mani dalle nomine, perché solo così renderemo davvero libera la sanità di questa regione. A medici e infermieri io do sempre la mia solidarietà e soprattutto li ringrazio, perché è grazie a loro se il nostro sistema sanitario regionale non è colato a picco. Qualcuno di voi mi dirà, ma che sta dicendo? Dice, viviamo dei disservizi nei nostri ospedali incredibili. Io vi dico una cosa, però la colpa non è loro. E vi spiego il perché. Ieri con Luigi siamo andati al pronto soccorso di Agrigento. Una pianta organica che doveva prevedere più di 40 persone, in questo momento ce ne sono circa 17. Come fai a mantenere col 50% del personale i servizi senza incorrere in quelli che sono poi alla fine degli servizi delle inefficienze? Non ce la farei mai. Puoi fare 4 salti mortali al giorno, ma non ce la farei mai. Succederà sempre qualcosa che non funziona. E allora è proprio a queste persone, che medici e infermieri, che io li ringrazio, perché hanno mantenuto comunque una parvenza della presenza dello Stato, di diritti alla salute. Ma io rivolgo le mie critiche invece a chi ha fatto scelte politiche e alla parte dirigenziale delle ASP, che non ha funzionato perché non ha saputo mettere in piedi quella che doveva essere la logica soluzione di quel problema, la stabilizzazione del personale precario che lavora all'interno degli ospedali, quindi di medici e infermieri e di tutto l'apparato, e poi soprattutto finalmente i concorsi per poter assumere nuovi medici e nuovi infermieri, giovani neolaureati che aspettano, dopo aver fatto la specializzazione, di poter finalmente entrare. Qualcuno mi dirà, dove prendi i soldi per fare questo? Ve lo dico io dove li prendo. Noi spendiamo ogni anno 9 miliardi e mezzo di euro in sanità regionale, non dobbiamo aggiungere neanche un euro a questi soldi, dobbiamo semplicemente spenderli diversamente. Ora vi faccio un esempio per farvi capire cosa significa spenderli diversamente. Ogni anno spendiamo 250 milioni di euro di soldi che dalla regione siciliana se ne vanno in altre regioni perché i nostri cittadini, noi, non troviamo un'offerta sanitaria buona, di livello, e allora ci andiamo a curare negli ospedali, nelle cliniche di altre regioni italiane. Andiamo in Lombardia, andiamo in Veneto, andiamo in Emilia Romagna, e spesso, beffa delle beffe, lì troviamo un medico siciliano ad accoglierci e a curarci. È incredibile questa cosa. Allora, fermo restando il fatto che chiunque può curarsi dove vuole e sarà libero di curarsi dove vuole, io vorrei capire i 4 motivi principali per i quali noi andiamo a curarci nelle altre regioni, e vorrei spendere quei 250 milioni di euro qui in Sicilia per costruire, per realizzare 4 centri di eccellenza che possano finalmente raggiungere un obiettivo doppio, che il primo è quello di far rimanere qui il paziente siciliano, e il secondo è quello di far ritornare quel medico siciliano a curare questi pazienti siciliani qui in Sicilia, e per la regione deve cominciare a diventare qualcosa di importante. Dobbiamo cominciare ad avere una sanità pubblica che deve essere all'occhiello come è negli altri. Ogni volta che faccio questo discorso vedo qualcuno che dice, sì vabbè, però quella è la Lombardia, quella è il Veneto, noi siamo la Sicilia. Allora, vedete, questa è un atteggiamento tipicamente da persona rassegnata, e la rassegnazione è la virtù dei mediocri.
I mediocri ci hanno governato fino ad oggi e ci hanno fatto credere che in questa regione non si poteva fare altro che questo. E non è vero. E non è vero, perché se lo hanno fatto gli altri nelle altre regioni, facendo dei sistemi sanitari regionali che funzionavano ed erano di livello, io non capisco perché non possiamo realizzarlo pure qui da noi. Non siamo diversi, non siamo un mondo alieno che non ha queste possibilità logiche e mentali. Siamo esattamente uguali agli altri. Basta fare quelle scelte che hanno fatto gli altri per rendere più efficiente il nostro sistema sanitario regionale. Però oggi abbiamo un'emergenza e abbiamo anche una priorità da risolvere, che è quella di dimezzare, che è quella di dare una sfoltita enorme alle liste d'attesa per le visite mediche e per gli esami che devono essere realizzati all'interno delle strutture pubbliche. Questa cosa va fatta immediatamente. Io vi parlo di assunzioni di nuovi medici e infermieri perché vorrei fare come fanno nelle altre regioni. Avere più personale significa poter dare la possibilità di fare le visite all'interno degli ospedali pubblici, non più dalle 8 alle 14 e soltanto in alcuni giorni, ma farlo tutti i giorni dalle 8 alle 23 e avere la possibilità di andare a fare delle visite mediche finalmente anche negli orari pomeridiani e preserali. Questa cosa avviene dalle altre parti e infatti le liste d'attesa sono molto più corte, però non voglio più incontrare persone come quelle che ho incontrato in questi giorni. Terribile la storia di una signora anziana che mi ha raccontato questa storia, la voglio condividere con voi perché mi ha fatto molto arrabbiare, perché gli ho promesso una cosa che voglio anche fare dire a voi, insomma condividere, ci metto la faccia in questa che per me è davvero una presa di posizione molto importante. Ho incontrato questa signora di 80 anni che mi ha detto, sai, dice, il mio medico, vista la mia età, mi ha consigliato di fare adesso ciclicamente delle visite. Io mi sono rivolto al centralino della mia zona e ho prenotato questa visita che il mio medico mi aveva detto di fare. E la persona che mi ha risposto al centralino, al CUP, presidente dell'ospedale della mia zona, mi ha detto che quella visita la posso fare, ma viste le lunghe liste d'attesa la potrò fare fra 2 anni. Cioè capisce bene che dice, io non posso attendere così tanto, la mia età non me lo consente, ma lo vorrei avere questo tempo, ma non so se lo avrò. E però quella voce mi ha anche detto, ed è la cosa che a me ha fatto molto più arrabbiare, perché quella telefonata è finita nello stesso modo in cui sono finite le telefonate che avete fatto anche voi a quel centralino. Ma mi ha detto che se voglio lo stesso medico che mi cura, che mi farà la visita fra 2 anni, potrebbe realizzarmi la visita domani pomeriggio a pagamento nel suo studio privato. È il nostro tempo, giusto? La nostra sanità è quella che non funziona, permettiamo ancora queste cose. Ma la signora mi ha continuato a dire, dice, io ho bisogno di andare ad informare perché voglio fare quelle visite lì, ne ho bisogno. Allora arrivo e parlo con la segretaria di questo medico che mi dice che questa visita a pagamento mi costerà 300 euro. Io mi sono trovata a quel punto a un bivio perché io ho una pensione da 450 euro, mi raccontava questa donna. E dovevo scegliere se arrivare alla fine del mese, se poter fare la spesa, se poter pagare le bollette, se potermi permettere di avere una casa, se continuare a vivere, oppure curarmi. E ci ho preso una decisione, ho deciso di non curarmi. Vedete, è profondamente ingiusta questa storia, e racconta davvero di un'ingiustizia di Stato. Noi stiamo abbandonando le persone e stiamo decidendo semplicemente che chi ha la possibilità, chi ha il denaro, chi in qualche modo se lo può permettere, oppure chi in preda ad una necessità per i propri cari, per i propri figli, si indebita o dà fondo ai propri denari e si riduce davvero nel lastrico economico per farli curare, e non gli stiamo garantendo invece il diritto alla salute che dovrebbe essere il diritto primario. Allora io vi ho detto questa lezione, lo dico anche a voi, che la regione siciliana dovrà garantire a tutti tempi certi ed accettabili per le visite mediche e gli esami. E se non dovessimo riuscire a fare una cosa del genere, anche mettendo le visite dalle 8 alle 23, anche aumentando il numero di medici e degli infermieri, nessuno comunque dovrà più svenarsi o rinunciare a curarsi, come mi diceva questa donna, perché non ha i denari per potersi curare. Quelle cure anche nelle strutture private gliele pagherà la regione, perché avete il momento di affermare che il principio di rappresentare il popolo siciliano,
e di mettere in atto quello che è il cambiamento che vogliamo vedere per la nostra terra. Ci vestiremo come movimento, mi vestirò come presidente della regione di un vestito nuovo e avrò dei nuovi datori di lavoro. E allora vorrò presentarmi a voi con un biglietto alla visita, perché è giusto, si fa così, il primo giorno di un nuovo lavoro ci si presenta con un buon vestito e con un biglietto da visita. Il nostro biglietto da visita sarà una legge da promulgare, da far diventare legge di questa regione entro i primi 10 giorni del Parlamento regionale. È una legge semplice, perché badate bene, le cose semplici che comprendono tutti non nascondono mai nessun inganno. Quando vi raccontano di cose difficili da comprendere vuol dire che dietro c'è la presa in giro, dietro ci stanno mentendo in qualche modo. Questa legge, e vi prego di applaudire solo alla fine, così ne capirete ogni parola e almeno capirete che è davvero così semplice da non poter avere dubbi nella sua interpretazione. Avrà 2 righe e sarà così: nella regione siciliana sono aboliti i vitalizi e sono dimezzati gli stipendi dei parlamentari regionali. Punto. Adottate un astensionista, adottatene 2, adottatene 3, offritegli un caffè e portatelo a votare, ma portatelo proprio al seggio materialmente, accompagnatelo, perché sarà importante che i cittadini insieme ad altri cittadini comincino a liberare finalmente questa regione. Non ne usciamo altrimenti, non ne usciamo. In questi giorni sto ricevendo tantissimi messaggi di persone che da fuori stanno tornando, ragazzi che stanno tornando dall'Australia, dalla Francia, dalla Germania, tantissime persone che sono tornate in questi giorni, i siciliani che sono fuori hanno capito e stanno tornando. E allora noi abbiamo questo compito, e noi siamo italiani, davvero, è l'ultima volta, ed è l'unica volta che passerà questo treno, non avremo altro. Allora non facciamoci sfuggire questa occasione, davvero, e mettiamoci in cammino come popolo, perché quando arriveremo a Palermo sarà finita la campagna elettorale, saranno finite le chiacchiere, dal giorno 6 si comincia a lavorare, dal giorno 6 si cominciano a fare i fatti, come fatti che abbiamo fatto in questi anni, quando abbiamo realizzato la trazzera, quando abbiamo dato i soldi alle imprese siciliane col microcredito, quando abbiamo dato i soldi ai disabili nello sport. Incredibile l'entusiasmo che c'è, forza. Buon aperitivo dentro. Grazie.